Addio. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Let's Style. Oggi stiamo a Vasto, un bellissimo posto. È mattina presto, perciò ho deciso di fare questo vlog così nessuno sta a romperci i coglioni. Mi sta già stanno a giocare a biglietti. No, sto sulla mia mini bici perché è di quando avevo 6 anni, però la tengo ancora nel camper. Non riesco più ad andarci. E ragazzi, questo a due passi qua c'è il mare. Aspettate, vi porto a far vedere. Là lo scivolo è rotto perché c'è una mia amica che ha buttato la mia bici. C'è questa, la mia mini bici, perché di quando avevo 6 anni, giù dallo scivolo e si è sfracellata. Che puttana. Vedete la mia ombra, sto così, che mi devono ancora comprare il caschetto con la videocamera sopra. Che puttana. Fanno male le gambe così. No, potevo fare la scorciatoia, porca puttana. Vabbè, giro lungo. Lì è la zona a mare. Guardate, vi faccio vedere, qua c'è un bel camione. Veloce, più veloce, più veloce, più veloce, più veloce. Allora, ho male un po' il braccio, sì. Okay. Eccoci qua, la via mare. Qua non potete fare i furbi, perché stanno le telecamere. Allora, questa è la pista ciclabile. Lo sono passati questi signori. E lì c'è il mare. Aspettate. Lì. Allora, questo campeggio ha pochissime caratteristiche, tipo docce, cose normali. Poi, stanno solo due cose strane, però che si va per quella via. Cioè la casa di vetro, poi vi spiego tutto come sono fatto, che non è che si guarda dentro. È la casa di plastica. Allora, di vetro, cioè che ha anche cancello e muro di vetro. Cancello e muro di vetro. E ringhiere di vetro. Invece plastica, che ha ringhiere di plastica, finestre di plastica, balconi, cioè le finestre di plastica. Poi il muro di plastica e come si chiama? Il cancello di plastica. Allora, aspettate che troia, sono tutti dormendo. Mattina presto, saranno le 7-8 di mattina. Devo ancora andare in spiaggia. Guardate, sono in costume. Qui cucciolo. Ovviamente i ragazzi sono sempre svegli. Questo è tutto Vasto. Poi, se volete divertire, tipo a un biliardino, 6 persone, c'è lì per il rotto che esiste un biliardino a 6 persone. In quel caso è facile vincere per una squadra, che una divisa, l'altra in attacco e l'altro ancora in attacco. Allora, una persona, tutte e due stacchette sta a difesa, cioè una sta a porta.